Di Palma nessuno si aspettava, dopo la bellissima vittoria col Potenza, una sconfitta del genere sul campo del Grottaglia, ma com'è maturata? C'è il 3-1 oppure il risultato è bugiardo? Neanche noi ce l'aspettavamo, credo che questo risultato non c'è del tutto, il 3-1 non lo meritavamo, perché noi siamo andati in vantaggio al 10° minuto, la partita l'avevamo noi, anche qui avevamo di giocare in modo nostro, imporre il gioco nostro anche in trasferta, come facciamo d'altronde sempre, al di là se la squadra è forte o meno, noi sempre cerchiamo di giocare, ma credo che questi episodi ci hanno condannato, stavolta non sono stati nemmeno errori, diciamo, singoli, individuali. Per quanto si può vedere dai video e dalla partita, credo che gli errori sono stati da parte arbitrali. Ci hanno condizionato molto questi due errori, su questi due rigori, secondo me, dubbi, però in trasferta facciamo un po' fatica a portare la vittoria a casa, anche col Sansevero, infatti si è visto. Invece in casa è tutta un'altra musica e domenica è una di quelle partite che, dicono gli addetti ai lavori, vale doppio contro una diretta rivale alla conquista della salvezza. Che tipo di prestazioni ti aspetti contro il Manfredonia? Credo che dobbiamo fare la nostra migliore prestazione, anche perché anche loro lotteranno per la salvezza, quindi non sarà una partita facile. Verranno qui col sangue agli occhi sicuramente e cercheranno di vincere e di portare a casa pure la partita loro. Ma noi dobbiamo scendere in campo domenica, già sappiamo che dobbiamo fare, già sappiamo che dobbiamo portare la vittoria a casa, che è importantissimo, questi 3 punti ci servono, che poi in vista di due scontri, diciamo, un po' più difficile. Che posso Ma dare? tu ti sei fatta già un'idea del campionato di Serie Questo D? campionato sicuramente il nostro girone è un